Eccoci, si comincia. Ottima discesa sulla destra. Prova la giocata nello spazio. E c'è un bel pallone in avanti. Può concludere. Palo. Fofana. La Roma sta mettendo gli avversari in difficoltà. Vuole chiarire la situazione fin dai primi momenti di gara. Hanno ottenuto un fallo laterale. De Paul. Prova il filtrante. Fofana riceve in posizione inter. Gran colpo di testa. E c'è il gol dell'Udinese. Prima rete per l'Udinese. Ha impattato benissimo di testa sul cross, peraltro preciso del compagno. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. Punteggio di 1-0 a referto. Cerca un compagno. C'è spazio per... E il portiere dice di no. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. D'Alessandro. Oggi ha già fatto segnare il suo nome sul tabellino dei marcatori. Passaggio sulla destra. Pellegrini. Cerca spazio. Bella apertura. Prova con il tocco basso. Che autogol! Non posso crederci! L'autogol è sempre frustrante per chi lo fa. Ti senti in colpa per aver deluso i compagni. Hanno trovato il gol, anche se devono ovviamente ringraziare un po' di fortuna. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Stanno giocando bene adesso. È il tempo che sta per scadere. Prova la giocata nello spazio. Ottimo il fraseggio. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Opportunità di ripartire. Vuole la profondità. E passa. E trova il compagno. Va al tiro. Sì, è entrata. Un gol che parla da solo. Preparazione perfetta, conclusione perfetta. Il quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. E hanno dimostrato veramente grande caparbietà oggi, rimanendo concentrati nel momento più difficile e portandosi a casa la gara. Una gara dai risvolti drammatici, decisa solo nel recupero. Hanno trovato le risorse per vincere quando la gara sembrava avviata ormai al pareggio. Bisogna dare atto al loro coraggio. Adesso possono festeggiare.